Io ero partito dal fatto che invece l'estate scorsa, infatti secondo me potevamo chiudere anche lì, siamo finiti su un cruciverba. Davvero? Ma che cos'è? Il cruciverba? Sì, no, vabbè, so che c'è il cruciverba. Un cruciverba della settimana italiana. Sì, la settimana inizia o quella della sera. No, non ancora con la fotina. Quando siamo la fotina in copertina sulla settimana enigmistica, chiudiamo tutto. Cioè proprio ci fermiamo, facciamo se è la mia, se è la mia no, continuiamo solisticamente. Esatto, lasci tutto. Fanno mettere le navi nelle bottiglie, allora quello sarà. Devi costruire da dentro, credo. Eh? Si dice che le devi costruire con i cosini dentro. È complicato, infatti. Beh, certo, siamo arrivati. Pensa che stasera siamo passati su Blob. Veramente? Sì. Ci hanno chiamato tutti per dire: oh, sento su Blob, sento su Blob. Vuol dire che per la prima volta è successo che qualcuno al di fuori degli spettatori e che si occupa di media ha capito davvero il contenuto del pezzo. Perché per la situazione che c'è in questo preciso istante in Italia effettivamente è aver capito la canzone. Sono passate le nostre due facce da culo. Veramente vivo in tempi bui. Sanremo è presente nella musica e ha un suo gioco importante secondo me negli ascolti. C'è gente che secondo me ascolta musica una volta all'anno ed è Sanremo. Fortunatamente, senza sosta, e l'unica sosta che c'è stata è per fare un disco. Se questo deve essere quello che da qui in poi succederà per i prossimi 10 anni, ben venga, Dio ce ne scampi la salute, spero ci sia, e bella lì. Io non so perché, ma c'ho sto trip ipocondriaco da un po' di tempo, non lo so, vabbè. Lascia che mestiere un po' medievale in realtà, nel senso che ci sentiamo un pochettino appunto i farmaci, sai quelli che andavano in giro con le medicine di piazza in piazza a dire c'è questo monitore, ci sentiamo più o meno così, perché poi alla fine tipo anche la rete o i media servono relativamente, poi devi andare nei posti e convincere la gente a uno a uno. Se ci trovassimo a fare le cose che facciamo di malavoglia, allora c'è qualcosa che non va, quindi sì. C'è quindi un senso di lavoro, cioè comunque c'è gente che ci paga per venire qua a suonare e già per noi è un dire come cazzo è successo, quindi è un piccolo miracolo che si è realizzato. Bisognerebbe prima partire dal chiedersi quanto è complicato vivere al di là del vivere di musica, cioè quanti dei bisogni che pensi di avere sono in realtà dei veri bisogni. A Milano questa cosa la senti molto, nel senso che quando incominci a toglierne tanti ti accorgi che ehi, puoi vivere con molto meno, e infatti noi viviamo con poco.
e abbiamo il vantaggio che una gran parte, che è tutta quella dell'intrattenimento, essendoci noi dentro, non la paghiamo. Se uno vuol fare musicista, se non suona in giro non so di che cazzo possa campare. No. Certo, come se fosse l'ultimo, perché non si sa mai, cioè le storie delle band sono lunghe, sono tante, cioè ce ne sono, però affrontare ogni concerto come se fosse un episodio disparato all'interno di una vita, cioè io non spero di non entrare mai in una logica di routine, e ho la fortuna di lavorare con Fede, con Miki, ma anche non solo noi come band, ma anche a tante persone che ci stanno attorno, che questa cosa la fanno davvero con i controcazzi. E fare una roba non tanto perché la devi fare è la cosa che cambia davvero le carte in tavola. Secondo me c'è tanta gente in Italia che invece vuole istituzionalizzare anche questo. Alla gente piace. Delle canzoni, loro, cioè la canzone una volta che va fuori da te devi accettare il fatto che sia fraintesa, ridigerita, ruminata in ogni modo, cioè è inutile, cioè, tu non vai in giro a cercare di, con l'ansia di far vedere te stesso e come esisti, tu vai proprio per gli altri, perché gli altri ormai hanno questa canzone dentro e la vivono e se la scrivono addosso e la sanno a memoria e la cantano, e non è una cosa che ti spieghi direttamente. E questo è molto bello, quindi in questo senso noi, cioè noi appunto i testi non sono mai nostri, una cosa tipo dire ehi quanto siamo fighi noi, ehi ai ai ai. E anche credo personali e soggettive non aiuti. Penso che ci sono stati un Rino Gaetano, appunto mio fratello e figlio unico, parli chiaro. Basta Vicenza! Basta Vicenza! Basta Vicenza! Devi essere un riottoso, e se tu ti siedi dentro al conformismo hai perso, e c'è tanta gente che perde così.